Salve cari amici del web, sono Andrea Bruno, in questo momento mi trovo in Malesia, nel Borneo, sto facendo un girettino nei posti più caratteristici. Sono esattamente nella località di Sibu. Sibu è una graziosa cittadina e il posto mi piace, è molto affascinante, sicuramente mi fermerò qui qualche giorno. Sono in direzione, sto proseguendo il mio viaggio in moto in direzione Kuching, e qui il posto è molto particolare, vi faccio vedere qualche esempio. Ecco, per esempio questo qua è una bancarella, è la famosissima carne moscata, la carne viene lasciata moscare, ci sono i classici 35 gradi all'ombra e qui lasciano la carne a moscare sotto la calura, è una specialità tipica. Possiamo continuare avanti a fare il giro tra le bancarelle, qui abbiamo il classico reparto tecnologia, casse audio musicali, qui abbiamo una piccola sartoria. Ecco, la gente non ama farsi riprendere, per cui non mi soffermerò più di tanto. Qui abbiamo il reparto fornellini per la casa, qui la gente spignatta in continuazione, mangiano in continuo, sono come lo squalo che se si fermano muoiono, questi qui mangiano in continuazione. Qui abbiamo il sistema classico che vengono appese delle bottigliette per tenere l'insegna bella dritta, se no spenzolerebbe il vento, è una patente loro, il sistema è stato brevettato. Il giro continua. Ecco, qui si può andare dentro questi negozietti qui a vedere un po' le loro cose che vendono. Io ogni tanto io ci giro, trovo qualche cosa che magari difficilmente troverei nei negozi tradizionali. Ho appena acquistato un lucchettino, per esempio, adesso l'ho messo via, non ve lo faccio vedere, piccolissimo, un lucchettino che va bene da mettere nella borsa quando viaggi, magari se consegni il bagaglio al check-in dell'aereo è meglio chiuderla con un lucchettino, non si sa mai. Comunque da queste parti qui non toccano niente, veramente puoi lasciare la moto aperta in giro, le tue cose, non anche negli hotel, ma fino a quelli di bassissima categoria puoi lasciare tutto in giro, così non toccano niente, il posto è super sicuro. Il lucchettino non l'ho preso per questa località qui, ma in previsione di andare a visitare altre località. Ecco, qua abbiamo trovato un negozio di oggetti caratteristici. Qui per esempio abbiamo delle bellissime borse, ci sono delle collane, e un po' vestiario tipico. Adesso non andiamo adesso dentro nel dettaglio. Ecco, poi ci sono gli edifici moderni come questo palazzo qui, multipiano enorme, che alla sua base è un bellissimo centro commerciale. Qui ci sono i parrucchieri, c'è un po' di tutto, la gente si ferma a mangiare in questi posti qui caratteristici, dove c'è il cibo. E il mio giro continua. Ecco, adesso sono un po' uscito dalla zona quella tipica, ecco, mi stavo ammazzando, stavo cadendo facendo lo schermo guardando la telecamera. Eccoci qua, questo abbiamo i negozi occidentali dove potete comprare tutto chiaramente originale a pochissimo prezzo. Quindi vi faccio vedere un po' anche così come sono i negozi. Scarpe da calcio, qui non gioca nessuno a calcio ma le vendo. Ok ragazzi, con questa inquadratura il mio clip finisce qui. Chi vuole venire in Malesia deve assolutamente seguire i miei videoclip, le mie informazioni, troverà tante info interessanti, soprattutto che è qui per la prima volta, e ci sentiamo alla prossima, ciao!